Diciamo come sempre guardo la prestazione della squadra. Di fronte avevamo l'Avezzano che secondo me è un'ottima squadra, un campo difficile, non nelle migliori condizioni, quindi non favoriva sicuramente le buone trame di gioco. Nonostante questo, nel primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni, soprattutto qui sulla destra, con una clamorosa di Forgione, una traversa di Allegretti e sicuramente qualcosina in più abbiamo fatto nel secondo tempo, poi abbiamo sbloccato il risultato e poi siamo andati vicino al raddoppio. Poi nei minuti finali ci sta che magari la squadra avversaria cerca di ottimizzare tutte le situazioni, soprattutto sui palline attive, e si soffre, quindi fa parte, ecco, delle problematiche nell'arco dei 90 minuti. Però se analizziamo un po' la prestazione, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra solida che voleva portare via la vittoria, e abbiamo fatto un'altra vittoria importante contro una forte squadra su un campo molto difficile. Beh, adesso dobbiamo concentrarci soltanto sul campionato, perché la finale di Coppa è il 27 di maggio, giochi fatti, diciamo, quindi l'obiettivo è già è orientato alla gara di giovedì col Tolentino. Avevo detto che precedentemente che ci aspettavano sei finali, così si vede in campo, si giocano più due obiettivi importanti. Giovedì sarà un'altra finale contro una squadra che giocherà le ultime chance per la salvezza, quindi mi aspetto una partita difficile. Abbiamo sicuramente qualche giocatore sia infortunato e qualche giocatore squalificato. Cerchiamo un po', ecco, di trovare l'equilibrio giusto per affrontare questa partita, che è un'altra finale importantissima. Tante i risultati un po' cambia tutti, un po' fa crescere un po' anche l'ottimismo, la fiducia, è un processo di crescita per tutti, anche per me che ho molte esperienze, diciamo, in queste categorie, ma questa situazione la sta vivendo anche tutta la squadra, la dirigenza, la società, l'ambiente, i tifosi. Diciamo, sono delle sensazioni che vorremmo esplodere prima possibile, però c'è tempo, bisogna avere pazienza e ci sarà tempo per festeggiare. Adesso siamo concentrati sul pezzo e cerchiamo di fare al meglio, interpretare bene la partita contro il Tolentino. Grazie.